Ieri sera mio marito mi ha detto: metti a letto tu la bambina, che io metto a posto i giochi. Deve essere stato chiamato dal gabinetto e deve essere stato poi successivamente risucchiato dal famoso mostro del gabinetto, quello che costringe gli uomini ad entrare in bagno e a uscire dopo tantissime ore. E sicuramente quando è uscito si sarà dimenticato di mettere a posto i giochi. Eh sì, il famoso mostro del gabinetto purtroppo è l'incubo di tutti gli uomini, perché entrano in bagno e chissà dopo quante ore riusciranno a scappare. Oh cacchio, ci vorrebbe Omar. Dove le incastro sta cosa? Mettiamola qua. Sono le 8 passate, ti devo cambiare il pannolino. Dobbiamo andare. Dai, veloce. Ma cosa sì? È tardi. Ma cosa no? È tardi lo stesso. Ma cosa sì di nuovo? Comunque, dobbiamo uscire noi. Ecco qua, ha iniziato a diluviare. Fantastico, un delirio oggi sarà. Buongiorno, io a volte vorrei essere Omar, che non capisce una mazza e vive beato e tranquillo. Dobbiamo portare la macchina in assistenza per il fatto che i sensori non hanno funzionato, quindi io ho urtato circa 3 settimane fa, ce l'ha fatta uscire dal bagno a riemergere dagli abissi del WC e quindi appunto ho urtato la colonna. Dobbiamo essere lì alle 9:30, siamo ancora a casa e lui è appena uscito dal gabinetto e praticamente sono le 8:35. Il problema è che dobbiamo passare da mia mamma, e prendere la sua macchina, quindi lui andrà avanti con la nostra macchina, con Angelica, e io andrò dietro di lui con la macchina di mia mamma, perché non hanno il veicolo sostitutivo e quindi sarà un gran casino. In più sta diluviando e nulla, comunque gliela consegneremo alle 9:30, ma io non ci credo mai che arriveremo in tempo. E entro sera loro ce la restituiscono. Ci hanno fatto andare apposta a quest'ora, quindi presto, perché così appunto riescono a consegnarcela entro la serata. Anche perché vi dico la verità, abitando anche fuori città, il fatto di non avere un veicolo sostitutivo è veramente complicato per noi, alquanto complicato. Comunque adesso vado a svegliare Angelica, la cambio velocemente e poi ci avviamo. Vediamo a che ora arriviamo. Quando io devo lavorare è la prima ad aprire gli occhi al mattino. Quando dobbiamo andare via, che abbiamo un appuntamento, dobbiamo uscire in fretta, anche con le cannonate lei continua a dormire. Ho tirato su tutte le serrande, ho fatto un casino allucinante, lei continua a dormire. Sapete quelle giornate di popò? Cioè, una cosa allucinante, un'impresa titanica, sta venendo giù il mondo. Cioè, quando siamo usciti di casa piovigginavo, ho detto: ah, sta smettendo, niente, cioè, sta venendo giù il mondo, una cosa atroce. Sono incavolatissima per due motivi. Allora, eravamo in ritardo, ovviamente abbiamo beccato il mondo davanti, però siamo riusciti ad arrivare.
Omar mi ha lasciato sotto casa di mia mamma. Amore. E lui è andato. E sono andata su da mia mamma, mi sono fatta dare le chiavi, ho preso la sua macchina, che sarebbe questa. E niente, alla fine sono arrivata anch'io. Non c'era posto. L'ho parcheggiata nel parcheggio di una casa che in realtà è riservato ai residenti. Però non sapevo dove metterla perché sta diluviando e quelli mi aspettavano dentro perché dovevo firmare. Cioè, guardate come sono ridotta. Vabbè, e comunque, niente, morale della favola. Tutte le cose dette al telefono, nel senso vi facciamo venire presto perché non dandovi la macchina sostitutiva ve la consegniamo già di sera la vostra, tutte balle, praticamente ce la consegnano domani mattina. Il problema è legato al fatto che i sensori non hanno appunto funzionato perché c'è un aggiornamento che va fatto. Io non ho capito, cioè ogni volta che c'è da fare aggiornamento si va a sbattere qua, non so come funziona questa cosa. E comunque devono fare un aggiornamento perché hanno rilevato in effetti dei problemi un po' in tutta la categoria di macchine. Per cui adesso loro ce la controllano per verificare che sia effettivamente quello il problema, ma pensano che sia quello perché hanno ricevuto diverse segnalazioni di questi sensori che non funzionano. Il problema è che appunto come minimo, se tutto va bene, ce la fanno, ce la consegnano domani mattina. Il fatto che noi siamo senza macchina adesso, perché io questa mia mamma gliela devo restituire. Adesso Omar sta montando il seggiolino qua, non vi dico il devasto tra passeggino, seggiolino, pioggia. Ma cosa c'è? Tutta ricciolina. Adesso domani avremo la broncopolmonite. E comunque è un problema perché questi non ti danno il veicolo sostitutivo perché non ne hanno. Adesso andiamo a chiedere al carrozziere che conosce Omar se ha... se ha un veicolo da darci, in attesa che ci restituiscano la nostra macchina. Ovviamente gliela dobbiamo pagare. Cioè, è assurda questa cosa. Servizio proprio... Boh. L'importante comunque a sto punto è che mi vadano a ripagare quei 300 euro di danno che ho fatto. E niente, adesso andiamo a far colazione e poi vediamo un attimino come organizzarci, perché abitiamo anche lontanissimi da mia mamma. Quindi vediamo un attimo. Non lo so. Non lo so, ragazzi. Poi con la bimba oggi, con sta pioggia, è difficilissimo muoversi. Adesso aiuto, perché poi abbiamo anche il passeggino, ma in questa macchina non ci sta il passeggino perché ha il bagagliaio piccolo e quindi vabbè, dai, ce la faremo. Buon appetito Angelica, grazie per averci aspettato. Secondo cappuccino, ma ce n'è proprio bisogno oggi, a parte che ieri era estate e oggi è inverno, quindi ci riscaldiamo un po'. Questa è per la dieta di Omar. Non c'era vuota, era finita. Ah, era finita vuota. Sta bene, amore, mangiati quella lì. No, no, questa è mia, questa mi ruba tu. No, ma no, amore, c'è la tua, ma guarda te questa ladra. E comunque in questo momento qua ci sono 13 gradi. Siamo venuti al centro commerciale a fare un po' di shopping per Omar. Ma sì, c'è una maglia per me. Una maglia per te, tutto ti sei preso. La bambina si è addormentata e mi sono detta adesso faccio un bel giro, mi rilasso. Mi ha chiamato ogni secondo, addirittura di nuovo a telefonarmi. E comunque è uscito un nuovo film della Disney e lui è il protagonista. Si chiama Lo Scassanoci. Lo Scassanoci ovviamente... Ma sei già chiamato una volta? Una volta al telefono. E le altre volte a voce? Comunque, visto che Angelica si è addormentata, andiamo a pranzare in santa pace. Sicuramente. Ok, come ci vediamo? Si sveglierà appena ci sediamo. Fatte da me da quando siamo arrivati a casa. Ho svuotato la lavatrice, ho steso i panni,
ho procurato ad Omar la maglietta per cambiare Angelica, che mi ha lasciato qua, e ho dovuto piegarla e metterla io a posto perché lui gliel'ha tolta, ma l'ha mollata qua sul divano. Poi ho preparato il pranzo ad Angelica, perché appunto si è svegliata, però non aveva fame, quindi ha pranzato qua a casa. E poi che altro? Sì, ho svuotato la lavastoviglie, ho messo a posto il tutto, ho messo nuove cose in lavastoviglie, ho preparato e svuotato i vari cestini del cartone, della plastica. Cose fatte da Omar da quando siamo arrivati, è andato in bagno. Scusate, non vi ho detto che ha dato anche i cracker ad Angelica, però si è seduto, se li ha mangiati lui, al che poi gli ho ricordato che doveva darli alla bambina. Ma allora... non ho detto, non ho mangiato! Cioè, do i cracker alla bambina e si siede, se li mangia lui. Sono confuso. Ah, sei confuso. Allora, vi faccio vedere il nostro haul di Primark. Praticamente è tutto per Omar. Dunque, guardate che bella bustona, meravigliosa, piena di cose di Omar. C'è una maglia mia. Ah, una maglia sua. Allora, aspettate. Io mi sono comprata questo paio di ciabatte pelusciose nere, c'erano anche beige, però le ho prese nere, e sono costate, boh, chi lo sa dov'è il prezzo qua, 4,50 euro, c'è scritto qui dietro, e le ho prese così aperte per quelle giornate in cui sembra essere estate, ma allo stesso tempo ci sono anche delle giornate un po' schifide, tipo quella di oggi, per cui sono ancora calde. Diciamo che sono una via di mezzo, non sono proprio il classico, la classica infradito. Infradito maschile o femminile? Lei infradito, vabbè. Non è la classica infradito, diciamo così, che è tipicamente estiva, ma sono una via di mezzo. Mi piacciono però, sono molto belle. Belle morbidose. E poi, praticamente, aspettatemi che qua sono in bilico, abbiamo maglia di un colore bello vivo per Omar, un colore proprio bello intenso, disse quella che ha comprato le ciabatte nere. Poi abbiamo un'altra maglia, ma Omar, quando Angelica va all'asilo, inizia a fare... a imparare un attimo a contare insieme a lei, perché ha detto una maglia tutto il giorno, quindi dice ho comprato una maglia, e qua siamo già alla seconda, ma cioè anche questa è di un colore bello bello vivo, proprio giusto per andare incontro all'estate. Poi qui abbiamo il foglio per il ritiro della macchina, che non so perché si trova qua, e poi abbiamo l'etichetta di Primark che buttiamo nelle cose di Omar. C'è qualcosa che non va. Altra maglia per Omar. È sempre il numero uno, una maglia per Omar, stranamente la presa colorata, un po' schifo, non me le faccio neanche vedere perché sono tutti in questi obbrobriosi. E comunque, e io mi sono comprata, guardate quanto sono sfigata, le mollettine per i capelli, 2,50 euro di questi colori, mi piacevano tanto i colori, sono due bianche, due marroni, due beige e due bicolor, tartarugate tipo, mi pare che si dica, perché ogni volta che mi devo struccare o mi devo truccare uso la fascia, però poi mi appiattisce i capelli, almeno con le molettine le tiro sui lati. Poi per me mi sono presa questa, guardate che bella. Ma che per me? Ho preso tre cose, una tazza meravigliosa con tutti i fiori, sono margherite queste, che ne so, io c'ho il pollice nero, secondo voi sono in grado di distinguere una margherita da un tulipano? Ovviamente no. Comunque è costata 3,50 euro, peccato che ce n'era soltanto più una, perché mi sarebbe piaciuto prenderne una anche per mio marito, dal momento che lui ama tantissimo i fiori. Mi è entrata un po' di acqua della pioggia nel cervello. Comunque, guardate che bella, per i miei super mega cappuccini da 8 litri. Cioè, grandissima, guardate la mia mano a confronto. E poi mi piace tanto anche il manico. Bella colorata, proprio per questa meravigliosa primavera. E per finire, ho preso questi per Angelica. Sono tre ceste pagate 5 euro l'una.
in corda con i pompon, perché voglio metterli appunto nella sua cameretta. Guardate che meraviglia, sono troppo belle. C'erano anche lilla e di altri colori, ma io le ho prese rosa. Sicuramente verranno utilizzate per metterci i giochi dentro, perché non bastano mai le ceste, anche se abbiamo acquistato un mobile apposta per la cameretta, super attrezzato, le ceste ci vogliono sempre. Carine, mi piacciono, adesso le metto via, altrimenti se le vede le vuole prendere. Sono soddisfatta, non ho comprato una mazza praticamente per me, ma il fatto di aver trovato questa tazza mi ha reso felice. Il mio soprammobile. Allora ragazzi, sta continuando a diluviare fuori, io sto lavorando e Omar e Angelica stanno dormendo. Praticamente dopo che ho fatto quello che dovevo fare, mi sono qui in casa, intendo, cioè ho sistemato, ho pulito un po', ho fatto le cose che ho fatto questa mattina perché siamo usciti subito di casa. Comunque mi sono cambiata e mi sono detta, boh, mi metto un quarto d'ora, 20 minuti sul letto. Loro erano qua che giocavano, infatti c'è di nuovo casino, stamattina ho tolto tutto, ma vabbè, è normale. E comunque ho detto, mi metto un quarto d'ora, 20 minuti sul letto, poi mi alzo e inizio a lavorare. Mentre ero lì che ero in dormiveglia, sentivo la bambina che piangeva, ho detto, vabbè, è con Omar, posso star tranquilla, no? Me lo vedo arrivare dopo 5 minuti e mi dice, no, mi sa che la bambina ha sonno perché aveva le testate al pavimento. Ma come? Cioè, come? La bambina deve dare le testate al pavimento perché tu debba capire che ha sonno? Eh sì, perché era un po' che dava testate al pavimento. Ho detto, santo cielo, mamma mia. E infatti poi è crollata, solo che non so se è crollata perché è tipo svenuta. Su quanto di cielo, forse questa cosa non dovevo dirla. Mentre lavoro, io devo anche occuparmi contemporaneamente della casa. E quindi capitemi quando vi dico che è meglio andare a lavorare fuori casa, perché almeno vi occupate solo del vostro lavoro e non pensate più a niente. Dove sei? Non capisco dove sia finita Angelica. Mannaggia, era qua. Era qua fino a qualche minuto fa. Angelica! Angelica, dove sei finita? Mamma mia, ma cosa è uscito dalle coperte? Oh, mamma mia! C'è qualcosa! Ma che cos'è? Culettino! Angelica, dove sei? Ma... Angelica! Eccola! Mamma mia! Che spavento! Oh no, è sparita di nuovo! È sparita di nuovo! Dai, tanto l'ho messo solo pulito ieri! Oh, santo cielo! Mamma! Io non ce la posso fare, giuro. Mamma! Sì, comunque... comunque qua ci sono le tende che io ho lavato e sto tentando di non stropicciare. Giustamente, le sto tenendo molto bene. Devo aspettare che Omar finisce di giocare per metterle su. Perché se le metto su io, e vi anticipo che so già che mi starete criticando, ma allora mettitele su tu. Ma lascia perdere. No, non posso perché mi ammazzo dalla scala se le metto su io. Wow, ma quanto sei bravo, però lì il bastone non è messo tanto bene. Dove? Lì va messo più là. Là dove? La tenda. Destra-sinistra. La tenda va messa dall'altra parte del bastone, perché altrimenti così rimane a metà, sta male. Guarda che la bambina è sopra la scala. Cosa vuol dire? Okay. Ah, ciao bambina, cosa stai facendo? Attenta amore, sei un'altezza pericolosa. Ci sono le chiappone del tuo papà. Dai, vai nel lettino. Ecco. E comunque l'hai messa proprio da schifo. E dopo il corso su come mettere perfettamente le tende, abbiamo il corso su come organizzare egregiamente la lavastoviglie. Guardate come è in grado di incastrare tutto. Codesto uomo è veramente un gioiellino. Guardate, fa anche la prova della ventola per vedere se gira. Adesso rimane incriccato con la schiena. Se dobbiamo... Lascia stare. Stavi cercando di infilare il coperchio grande sopra, tutto pieno, sotto vuoto. Ma meno male che ci sei tu, bell'uomo.
Non ho capito perché tu stai girando con questo coso in bocca. Dammi questo coso. Ehi! Scappa. Dammi quel coso, ma non sei un cane, Angelica, che è lo strofinaccio dei piatti. Lascia. Ma cosa fai, le flessioni? Non è che se mamma chiede fare le flessioni, sviene, eh? No, più che altro scendi da questo benedetto tavolo, non di testa, per favore, grazie. Guarda che roba, guarda. Questa è proprio randagia. È più randagia lei delle gatte. Guarda, Carolina, è lì che sta pensando, ma dove sono finita? Con questi qua sono tutti pazzi. Ho capito, proprio tutto, sì. Bravissima. Cosa fa? Ragazzi, buonasera. Cucina sistemata, tra l'altro il cappuccinatore è ripartito, ma lo avrete visto questa mattina, perché praticamente in diverse mi avete scritto di togliere la rotellina in pratica e di avvitare bene la parte sotto, perché anche a voi è capitato. E devo dire che come l'ho girata ho rimesso la rotellina e è partito subito. Ah, che grande soddisfazione. Comunque, avete capito perché ho bocciato? Ho bocciato perché niente, la macchina ha un difetto e quindi adesso in teoria domani dovrebbe essere pronta. Comunque Omar dice che anche se è stato un problema legato al mal funzionamento dei sensori, loro non riparano il danno, cioè non lo pagano loro in pratica, ma non so bene come funziona, adesso poi domani chiederemo. Adesso oggi abbiamo lasciato la macchina, poi era proprio una cosa fatta di fretta e furia, e adesso vediamo in base anche a quello che ci dicono, però in teoria, cioè se io sono andata a bocciare perché il sensore che mi doveva assicurare un parcheggio fatto bene, un parcheggio sicuro, comunque una manovra, non un parcheggio, perché io stavo uscendo dal parcheggio in tutta sicurezza, non ha funzionato, allora il problema è dovuto alla macchina. Però adesso vediamo un po' cosa ci dicono domani, cioè di logica dovrebbero riparare loro il danno che ho fatto, però Omar dice di no, vedremo, me lo aspetto perché queste cose si sa sempre come vanno, però vediamo un po'. Vi saluto, vado a farmi una bella doccia, mi metto a nanna, fuori sta continuando a diluviare e diluvierà anche domani, dopodiché ritornerà l'estate. Qua abbiamo un giorno di estate, due di autunno, tre di primavera, andiamo avanti così praticamente. Un bacio grande, al prossimo video, ciao!